Per realizzare la nostra bomboniera ci servirà solamente del feltro colore a scelta, da quale ricaveremo un quadrato di 15 cm per lato. Successivamente potrai ricagliare lungo la diagonale, ricavando così due triangoli che ti serviranno per realizzare i due coni portaconfetti. Inizia ora a prendere un solo triangolo dal quale creerai con la forbice delle piccole onde lungo il lato più lungo del tuo triangolo. Se non hai raggiunto ancora particolare manualità, ti consiglio per questo passaggio di eseguirlo con l'utilizzo della forbice a zigzag. A questo punto potrai piegare il tuo triangolo tenendo sempre in basso il vertice del tuo triangolo. Piega portando all'insù il primo lato, poi fai la stessa cosa con il secondo lato. Cerca di far combaciare esattamente i due lati. A questo punto potrai unire i due lati o con l'utilizzo della colla a caldo, anche se io lo sconsiglio, oppure cucirli con un punto fescone utilizzando però un nastro in doppio raso di altezza massima 3 mm. Ti ricordo che sul mio canale YouTube troverai un video tutorial che ti seguirà passo dopo passo per realizzare a regola d'arte il tuo punto fescone. Se questo tutorial ti è piaciuto e non vuoi perderti nessun tutorial riguardante le bomboniere, ti consiglio di iscriverti al canale e di cliccare poi sulla campanellina per non perderti nessuna novità. Ma ora torniamo alla nostra bomboniera. Questo sarà il risultato che otterrete una volta realizzata la cucitura. Se a questo punto noterete un piccolo angolo che fuoriesce dalla parte superiore del cono con la forbice, non farete altro che sagomare la parte finale del vostro cono. Andiamo ora a realizzare una piccola asola con il nastro in doppio raso precedentemente utilizzato, che porremo nella parte posteriore del nostro cono, che permetterà ai nostri impiccati di poter appendere la propria bomboniera. Una volta realizzata la nostra asola, potremo andarla a rifinire con un piccolo fiocchettino. Questo passaggio è puramente facoltativo, ma io lo trovavo davvero molto molto grazioso. A questo punto possiamo procedere a realizzare la decorazione centrale del nostro cono portaconfetti. Per realizzare la nostra cocardina ci servirà un ricaglio di organza o di tulle, un quadrato da 24 x 24 cm, che poi noi andremo a piegare e taglieremo lungo tutta la piegatura. Otterremo così due rettangoli di tulle che andremo a utilizzare entrambi per realizzare la nostra coccarda. Iniziamo con il primo rettangolo che piegheremo su se stesso lungo il lato più lungo e andremo a cucire con un punto filza i due lati aperti. Mi raccomando, senza chiudere con i nodi, perché poi andremo a tirare per arricciare il nostro tulle. Realizza l'acqua filza in modo molto semplice, senza preoccuparti di essere super precisa. Ci servirà solamente per poter arricciare in modo corretto il nostro tulle. Una volta realizzata l'acqua filza, unisci le due estremità, dopodiché tirerai e chiuderai con dei nodi con il filo che starai utilizzando per la cucitura. Procedi poi nel medesimo modo per il restante rettangolo di tulle. Otterrai così due coccardine. Inizia con la prima, piegala su se stessa 2 o 3 volte, dopodiché, aiutandoti con una forbice, taglia in modo arrotondato, più o meno a 2,5-3 cm. Dovrai andare ad occhio, dovrai ottenere due coccardine di due circonferenze differenti, una più grande che sarà sulla base ed una più piccola invece che apporrai poi sopra. Apri la tua coccardina e verifica che sia tagliata in modo corretto. Qualora dovessi vedere dei lati un po' più larghi rispetto al resto tagliato, non ti preoccupare, potrai andare a correggere l'eccesso con la forbice. Procedi poi nel medesimo modo con la restante coccardina. Mi raccomando, a questo punto tagliala un po' più grande rispetto a quella che hai appena tagliato. Fai sempre delle prove.
sovrapponi quella più grande e quella più piccola prima di incollare il tutto al cucolo in feltro. Per capire se le tue coccardine sono tagliate in modo corretto, soprattutto della misura giusta, ti consiglio di appoggiare le tue coccarde sopra il cucolo di feltro. In questo modo ti renderai da subito conto se sono troppo grandi o troppo piccole. Durante questo controllo, se ti dovessi accorgere che dei lacchi della tua coccardina sono discordanti con il rescanche, ti basterà piegare in due la tua coccardina ed andare poi con la forbice a tagliare l'eccesso del tulle. Una volta pronta la tua coccardina, potrai andarla a decorare come preferisci. Io ho utilizzato una rosellina in panolenci già fustellata, decorata poi con i classici fiori da bomboniera. Tu potrai anche optare per la rosellina in tessuto che trovi nella maggior parte delle mercerie, qualora non sia possibile recuperare una rosellina fustellata, potrai davvero utilizzare qualsiasi tipo di decorazione in legno o in stoffa. Occupiamoci ora del confezionamento della nostra bomboniera. Per poterlo realizzare ci servirà sempre un ritaglio di tulle organza quadratus, quindi sempre la medesima misura 24x24, che poi gireremo per creare una specie di rombo. Nella parte centrale inseriremo i nostri confetti rigorosamente nel sacchettino alimentare con il nostro biglietto celebrativo. Dopodiché piegheremo per creare una specie di triangolo, portando poi in su i due lati laterali. Chiudi poi il tutto con un piccolo elastico, se non ce l'hai potrai anche fare dei piccoli giri con il filo da cucito. Prendiamo poi la nostra bomboniera sulla quale creeremo un piccolo passante con il nastro in doppio raso. In questo modo bloccheremo i nostri confetti e la nostra bomboniera, così durante la cerimonia, durante il trasporto, in qualsiasi sacro momento, i nostri confetti resteranno sempre posizionati nel medesimo punto all'interno della bomboniera, che resterà sempre bella, elegante e ordinata da vedere. Prendi ora i tuoi confetti che deporrai al suo interno e con il nastro appena inserito andrai semplicemente a creare un fiocchettino di chiusura. Taglia poi con la forbice l'eccesso del nastro in doppio raso. La tua bomboniera è ora pronta per essere consegnata e scoprire tutti i tuoi invitati. Se questo video ti è piaciuto, ti aspetto sul mio canale. Iscriviti, clicca poi sulla campanellina per non perderti nessun altro video. Io ti aspetto al prossimo tutorial.